L'arte, come la vita, è fatta di passioni e di ossessioni. E quella per il western è evidentemente una passione per Kevin Costner, che torna a raccontare qui un'epopea appartenente a questo genere in un film o in una serie di film dopo il mondo di Yellowstone, che è stato un vero fenomeno firmato da Taylor Sheridan negli Stati Uniti. E qui magari cambierà pure il media, ma non la portata dell'opera. Horizon, an American Saga, si compone di 10 ore di durata, 4 film di cui 2 già pronti che arriveranno nelle sale per Warner il 4 luglio e il 15 agosto per raccontarci l'America a cavallo della guerra civile e la conquista dei territori dell'Ovest. Non una storia nuova in quanto tale, quindi, ma comunque innovativa per la portata di un'operazione che mira a portare uno spaccato ampio e corposo di un periodo ben preciso, nonché degli uomini che l'hanno vissuto. Siamo nel 1859, a ridosso quindi della guerra civile americana che sarebbe scoppiata nel 1861, per l'inizio di un viaggio attraverso il Wyoming e in Kansas, seguendo diversi gruppi di individui che dipingono il ritratto di un periodo molto specifico della storia americana. C'è poi una grande ricerca e un'accuratezza storica nel portare su schermo queste figure che Costner segue e il mondo in cui si muovono, ed è un'attenzione maniacale questa che il regista ha nutrito con foto e informazioni dell'epoca. E del resto si percepisce e si vede chiaramente su schermo questo focus per i dettagli, che ci restituisce con uno spaccato interessante di un mondo. Certo, il vero problema che ci sentiamo comunque di evidenziare è della frammentarietà che ne risulta. Proprio per restituire uno spaccato vario e completo di un momento, una fotografia di quello che era l'America in quegli anni, Kevin Costner infatti salta da un personaggio all'altro, per creare così un'immagine d'insieme che ha come conseguenza il rendere più difficile legarsi e seguire i singoli. Ed è probabilmente un difetto relativo alla natura di primo capitolo di Horizon, che potrebbe comunque trovare una maggior coesione narrativa procedendo con una storia che promette di essere lunga e complessa, proseguendo dunque nei film e nei capitoli successivi. Personaggi questi da cui traspare tuttavia il mito dell'Ovest da scoprire, conquistare e vivere, e quindi il mito di un'America che stava portando avanti il cammino verso quella che è oggi e che ha saputo conquistare il pubblico di tutto il mondo attraverso il racconto che ne è stato fatto. E deve aver conquistato Kevin Costner in primis, perché è evidente la passione e la dedizione che l'attore e regista ha rivolto al Far West per tutta la sua carriera, tornandoci poi di tanto in tanto sin dai tempi di Balla coi lupi. Horizon, an American Saga Chapter 1 è infatti proprio un progetto voluto da Costner, cercato, inseguito e costruito con le proprie forze e i propri soldi, come del resto egli stesso ha sottolineato in conferenza a Cannes. Uno sforzo produttivo e personale quindi che è figlio di quella passione a cui abbiamo accennato, che asseconda e sottolinea quel mito e quell'epica che si sono imposti in tutto il mondo, creando un genere e segnando di fatto la storia del cinema. C'è infatti tanto del gusto, l'appeal e le dinamiche narrative del genere. Ci sono poi gli spazi infiniti e quel senso di libertà dato dall'esplorazione e dalla conquista, gli sforzi umani e le difficoltà quotidiane e anche gli scontri con le popolazioni indiane. C'è tutta la fascinazione e le dinamiche epiche, quindi, ma alcune delle quali superate da un senso comune che potrebbero magari far storcere il naso a chi è più attento a determinate sfumature culturali. Kevin Costner ad ogni modo le abbraccia e le mette in scena con il rispetto e lo sforzo produttivo adeguato, accogliendoci nel suo mondo, prendendoci per mano per farci iniziare un viaggio che sappiamo già essere lungo. Come del resto quello verso l'Ovest degli Stati Uniti compiuto dai personaggi, ed è lo stesso viaggio che ci ha accompagnati e appassionati per una fetta consistente di storia del cinema. Voi invece che cosa ne pensate? Attendete Horizon, an American Saga? Fatecelo sapere nei commenti!